In un momento in cui la mafia sembra aver ripreso vigore, il fronte più caldo della lotta alla criminalità organizzata, cioè la Procura di Palermo, rischia il dimezzamento. La riforma dell'ordinamento giudiziario, infatti, potrebbe spazzare via nel giro di pochi mesi il lavoro, la memoria e le persone più preparate che in questi anni hanno indagato e istruito processi contro Cosa Nostra. Sono ben 27 i dirigenti degli uffici giudiziari con in mano il foglio di via nel capoluogo siciliano in base al provvedimento che porta la firma di Clemente Mastella e che fissa una proroga in scadenza il 14 febbraio perché siano applicate quelle norme che stabiliscono il limite di 8 anni di permanenza all'incarico. Per quella data, metà degli aggiunti della procura dovranno lasciare quindi le loro mansioni. Stessa sorte per la restante parte tra maggio e ottobre, così prima di tutti rischiano di lasciare gli uffici diretti al procuratore Francesco Messineo, Paolo Giudici, Sergio Lari e Guido Loforte, due lo faranno a maggio, Giuseppe Pignatone e Roberto Scarpinato, a ottobre Alfredo Morvillo e dentro un anno stessa sorte per alcuni dei sostituti procuratori più esperti della DDA.